Ok, sono onorato di essere qua con voi, felicissimo, e di parlare con voi di questa tematica da varie prospettive, soprattutto perché è già stata trattata in varie sfaccettature dai relatori precedenti. Il nostro focus in qualche modo sarà a riguardo di cosa succede nel passaggio. E alcuni cenni alla letteratura vedica e soprattutto analizzare da una prospettiva vedica o delle filosofie orientali la tematica della morte. Ok, è una tematica prima di tutto possiamo definire della filosofia perenne. Ci sono alcune cose che non cambiano mai. Alcune cose che rimangono tali quali per l'uomo di 5.000 anni fa, di 3.000 anni fa, di 2.000 anni fa, di 1.000 anni fa, di 50 anni fa. Ci sono alcuni concetti, alcune problematiche che l'uomo deve affrontare che rimangono tali e quali. Una di queste tematiche è la morte. A che sappiamo ad ora? Non c'è nessun uomo che è ancora in vita, che ha vissuto più del suo periodo. A parte alcune eccezioni, nei miti, nelle leggende, intorno a noi di solito vediamo che le persone, dopo aver compiuto la loro vita, passano. E nel famoso dialogo che troviamo nel Mahabharata, uno dei testi fondamentali dell'India, tra Yudhishthira, uno dei Pandava, ok? Chi di voi conosce, ha mai sentito del Mahabharata? Alzi la mano. Ok. Il Mahabharata ha all'interno un gioiello, la Bhagavad Gita. Ok, Arjuna è uno dei cinque Pandava. E il suo fratello maggiore è Yudhishthira. E Yudhishthira un giorno ebbe una conversazione con Dharma, che era suo padre. Dharma è anche Yama, Yamaraj, che è sia la personificazione del Dharma, quindi dell'etica e della giustizia, sia della morte. Perché in questa vita, in questo mondo, noi sperimentiamo generalmente la giustizia. Volenti o nolenti, e sperimentiamo delle leggi cosmiche, ad esempio la legge di gravità. Ognuno di noi è soggetto alla legge di gravità e poco si può fare, che ci crediamo o no. La legge di gravità è giusta per tutti. Se un buddista, un induista, un cristiano, un musulmano, un ateo, uno scienziato, un analfabeta si buttano da un edificio, cadono tutti alla stessa identica velocità gravitazionale. Giusto? Non risparmia nessuno. Dunque, ci sono delle leggi nell'universo che con la scienza possiamo semplicemente osservare, che sono giuste e basta, che hanno la loro giustizia, hanno la loro, i loro canoni che noi dobbiamo seguire, volenti o nolenti. La vita, la morte, il tempo, sono alcuni di questi canoni. Così da tempo immemorabili le persone si chiedono cos'è la morte, cos'è la vita, e fa parte di una filosofia che non tramonterà mai. Perché fin tanto che l'uomo nasce, l'uomo deve morire. Quindi questo tipo di filosofia non perirà mai. L'uomo perirà, ma la filosofia, questo tipo di filosofia non perirà mai. Un paradosso. Viviamo in questo mondo, osserviamo tante persone intorno a noi che muoiono. Se accendete il televisore, potete vedere centinaia di persone che muoiono per un evento, per un altro. Le persone muoiono per vecchiaia, per tantissimi motivi.
Così Dharma, questa personificazione delle leggi della natura e della morte, chiese a Yudhisthira, fece a Yudhisthira vari enigmi. Uno di questi enigmi è: qual è la cosa più assurda che vedi intorno a te, che vedi nel mondo? Yudhisthira, che era pieno di saggezza, rispose: la cosa più assurda è che seppure tutti gli esseri vedono intorno a sé altri esseri che muoiono, vivono come se fossero eterni. Assurdo. E nelle parole di Yudhisthira ci sono dei sottili concetti filosofici. Uno di questi concetti è che quando noi pensiamo di essere il corpo e di essere la psiche e vediamo che questo corpo e questa psiche cessa di muoverci, noi pensiamo di essere morti, o pensiamo che la persona vicino a noi è morta. Primo concetto. Il secondo concetto alla base è che se noi siamo l'essere eterno all'interno del corpo, siamo effettivamente eterni e non moriamo. Quindi le parole di Yudhisthira sottilmente si definiscono al momento della nostra storia in cui pensiamo di essere il corpo e che il corpo muore, e pensiamo quindi che il corpo, viviamo quindi come se il corpo fosse eterno. Si capisce? La cosa assurda non è che le persone vivono come se fossero eterne. La cosa assurda che sta spiegando Yudhisthira è che le persone vivono come se il corpo fosse eterno, come se il corpo non dovesse mai trasformarsi. Questa è la cosa assurda, perché è un dato di conoscenza per la letteratura vedica sapere di essere immortali. Il fatto strano che ognuno di noi pensa di essere immortale come Highlander, questo è innaturale. Ognuno di noi sente di essere immortale, vive come se fosse immortale. Il piccolo errore di calcolo che si attribuisce la propria identità, e quindi la propria identità, a ciò che non potrà mai essere eterno: il corpo, la psiche. In realtà gli elementi che costituiscono il nostro corpo sono, da un certo punto di vista, eterni. Nella scienza è una continua ricerca alla particella più piccola, la particella più piccola e indivisibile. Per comprendere quella particella che è eterna, si cerca anche la particella di Dio. Ma questo corpo composto di elementi è in continua trasformazione. Non è una cosa bella da dire, ma in questo momento che parliamo, alcune nostre cellule stanno morendo e alcune stanno nascendo, senza il nostro controllo diretto. Il nostro corpo cambia completamente, ciclicamente, ogni 7, ogni 9, ci sono dei cicli, veri cicli. Eppure quando vediamo l'immagine di quando siamo bambini, pensiamo: quello sono io. La nostra mente cambia, che dire il nostro corpo, che dire le nozioni che acquisiamo, le nozioni che avete imparato all'università sono diverse dalle nozioni che state imparando adesso, e la nostra identità non cambia. Che identità avevamo a 3 anni? Che identità a 15, da adolescenti? La nostra stessa idea di noi stessi è cambiata radicalmente nel tempo. Così per la cultura vedica la reincarnazione o la trasmigrazione, o come Platone chiamava metempsicosi, è un fattore quotidiano, non bisogna aspettare la morte. È un fattore che sta avvenendo i
istante dopo istante. Siamo dei trasformer in qualche modo. Costantemente parti di noi si trasformano. Ogni istante. La Bhagavad Gita definisce il sé come kutastha. Kutastha significa qualcosa che è stabile, che non cambia, che non è soggetto a trasformazione. I grandi yogi osservavano attraverso il processo meditativo quali parti di sé erano soggette a cambiamento. Tutto ciò che possiamo osservare non siamo noi. Se possiamo osservare le nostre mani, capiamo di non essere le nostre mani. I nostri pensieri li possiamo osservare come se fossero in un campo psichico. Possiamo capire di non essere i nostri pensieri. Chi di voi ha la mente totalmente sotto controllo? Alzi la mano. Quanti pensieri sono entrati nella vostra mente? La mente è come un campo in cui migliaia di uccelli come pensieri entrano. In sanscrito, per usare il termine degli Yoga Sutra di Patanjali, quello che ho chiamato vritti, i vortici, che hanno il potere di rinchiuderci in delle emozioni. Se qualcosa è andato male al lavoro, questo crea una vritti e la nostra mente ritorna e ritorna e ritorna in quel concetto. Tutto ciò che cambia non siamo noi. Quindi il corpo sta cambiando e passa da una fase chiamata di rajas, la fase di crescita, in cui il corpo cresce e si sviluppa. Passa per una fase di mantenimento e poi una fase di decadimento. Siccome il corpo cambia, c'è qualcosa che invece ci fa identificare con la persona che noi vediamo. Cos'è questo qualcosa? Ecco, per parlare di morte e non piangere, dobbiamo considerare tre livelli. Tre livelli. E qua mi devo alzare per iniziare a scrivere qualcosa. Abbiamo tre livelli in particolare che sono fondamentali per noi. Questa chiaramente era solo la premessa. Adesso inizia il discorso sulla morte. Ma è necessario che facciamo questa distinzione, altrimenti è inutile. Tre livelli. Primo livello è il livello corporeo. Secondo livello è il livello sottile. O livello psichico. Terzo livello è il livello spirituale o livello metafisico. Ok, tre livelli. Se noi guardiamo l'essere, se ci guardiamo, se ci osserviamo, solo dal livello corporeo, costituito degli elementi, della materia, degli atomi, delle particelle subatomiche e così via, dei muscoli, delle ossa, e così via. Ecco, il discorso morte è un discorso tremendo, tremendamente pauroso, qualcosa da scongiurare, un tabù di cui non parlare. Perché? Perché morte a livello corporeo, se noi pensiamo che la coscienza scaturisca dagli elementi della materia, morte significa cessazione dell'esistenza. La paura più grande della morte viene dalla cessazione, dall'idea che cessi la nostra esistenza. Questa è la paura della morte. Alcuni filosofi latini dicevano: perché devi avere paura della morte? Se c'è qualcosa dopo, continuare a vivere, se non c'è qualcosa dopo, ci sono due modi di soffrire, o una sofferenza costante ma sopportabile, o una sofferenza incredibile ma che finisce breve. Okay. Chi di voi sarebbe soddisfatto da questa risposta sul letto di morte?
Si può rimanere materialisti e atei fino agli ultimi istanti della vita. Poi diventa sempre più difficile. Solo quelli più accaniti riescono. Perché? Perché ogni persona ha bisogno di stabilità, di un appiglio, di un rifugio. E questo è un altro fattore considerato ontologico, perché l'anima è kutastha, il sé è kutastha, è stabile, ha un piano di stabilità. Ognuno di noi ha bisogno di un posto dove poggiare i piedi. Qua siamo in un bellissimo posto, morbidissimo, un bellissimo tatami, stabile. Immaginatevi un terremoto. La nostra identità va spesso in crisi. Ci sono proprio delle fasce, sia psicologicamente sia astrologicamente, in cui ci sono periodi di cambiamento, in cui l'identità si deve riassestare a una nuova persona. L'adolescenza è un assestamento dell'identità dal bambino all'adulto. Più o meno tutti sperimentano una crisi. E ci sono varie tappe che indicano un passaggio tra due differenti identità. E queste fasi, questi passaggi, passano spesso per delle crisi. Dunque, un discorso tremendo, parlare di morte a livello esclusivamente corporeo. E non sarò di certo io a parlarvene in questi termini. Non voglio che uscite di qua depressi. Ma esistono altri piani, fortunatamente. Quello che ci insegna lo yoga è che noi non siamo solo la biologia di questo corpo, ma siamo costituiti da più livelli, da più strati. Quello che ci dà lo yoga è una visione olistica della persona, che parte da un nucleo che dà l'energia vitale. E quel nucleo, quell'elettricità, che quando se ne va, lascia il corpo inerte. E quel nucleo che permette al corpo di agglomerarsi nella crescita, di mantenersi durante l'età adulta, e permette di rallentare il processo di dissoluzione del corpo durante la vecchiaia. Siamo strutturati con un corpo, una psiche e abbiamo un livello spirituale. Questi due livelli non muoiono quando il corpo muore, non si trasformano nella stessa modalità con cui il corpo si trasforma. La morte è un tabù, è l'unica certezza, come abbiamo visto. Anche le tasse. Le tasse si possono evadere, no? Soprattutto più. Ma ci sono due fattori che non consideriamo di solito. La morte richiede una preparazione, primo fattore. Secondo fattore, la morte è un'opportunità. Questi due fattori li possiamo comprendere solo quando inglobiamo questi altri due livelli, il livello sottile e il livello metafisico. Nello Srimad Bhagavatam, nel Bhagavata Purana, è descritta la storia di un re che scopre di dover morire in meno di una settimana. Nella Bhagavad Gita è descritto la storia di cinque guerrieri che dovranno combattere una battaglia ancestrale all'interno della loro stessa famiglia, e in questa battaglia moriranno i figli, moriranno i parenti. Questi due personaggi, questo re e questo guerriero, dovranno affrontare il tema della morte. Noi affrontiamo nella nostra vita il tema della morte in due modi. Uno, la nostra morte. Due, la morte delle persone care.
È interessante come nella letteratura vedica ci siano due intere letterature che iniziano, che partono, da cui le istruzioni più esoteriche partono e che sono strettamente correlate all'evento morte. Per questo la morte è un'opportunità. Immaginatevi di avere una persona cara, un amico o uno sconosciuto che trovate per strada che vi dice che sta per morire. Cosa potete fare per quella persona? Secondo voi, su che livello potete dargli consolazione, supporto e speranza? Pensateci. Potete dirgli: non ti preoccupare, tanto dopo che muori, muoiono tutti, suggerisce. Muoiono tutti, dopo tutto, no? Mal comune mezzo gaudio. Può soddisfare la persona questa risposta? Può creargli speranza? Potete dire alla persona: non ti preoccupare, magari muori velocemente, no? Magari non te ne accorgi neanche. Può soddisfare la persona? Non ti preoccupare, tutte le tue sofferenze passeranno. Non ti preoccupare, una volta morto, non ti preoccupare, non soffrirai più. Può soddisfare la persona? Pensateci. Cosa potete dire alla persona o a voi stessi davanti alla morte? Questo piano, il piano corporeo, non è più sufficiente. Non ci sono risposte nel piano corporeo. Non ci sono risposte per Arjuna, il guerriero nel campo di battaglia, sul piano corporeo. Tutto l'intero secondo capitolo della Gita, della Bhagavad Gita, parla dell'immortalità dell'anima. Krishna, che è l'interlocutore di Arjuna, che si prenderà diciamo la briga di insegnargli o di supportarlo nelle varie fasi della sua accettazione del lutto, inizierà spiegandogli che deve innalzare il proprio punto di vista per poter riflettere in modo saggio della morte, in modo costruttivo, in modo evoluto. Maharaj Parikshit, il re della seconda storia, dovrà morire in una sola settimana, ha una settimana di tempo. Decise di lasciare ogni cosa per prepararsi alla morte. Maharaj Parikshit conosceva un principio fondamentale, che la morte è il più grande esame. La morte può essere una grande opportunità, a seconda di come passiamo questo esame. Maharaj Parikshit andò a cercare sulle rive di un fiume sacro dei grandi sadhu, dei grandi saggi, per poter ricevere istruzioni e considerazioni su un altro piano, su un piano più elevato, che riguardassero come sfruttare quell'opportunità che aveva. Ogni cosa la possiamo vedere come una sfortuna che ci accade o come un insegnamento, un'opportunità per crescere. Questo vale per tutto. Questo vale anche su un punto materiale. Edison fece 99 tentativi prima di scoprire la lampadina. Quando gli chiesero: come hai fatto a sopportare 99 fallimenti? Avete mai fatto una cosa 99 volte? Quando si ferma una persona di solito? La terza, la quarta, la quinta volta. Edison fece 99 tentativi. E quando gli chiesero: come hai fatto a tollerare 99 fallimenti? Edison rispose: io ho scoperto 99 modi in cui non funziona la lampadina. No? Per me era un imparare. Quindi
quindi ogni cosa nella vita può essere vista da queste due prospettive. Una psicologa svizzera, Kubler-Ross, spiega che esistono cinque fasi nell'elaborazione del lutto. Ok, immaginatevi che il dottore, come Maharaj Parikshit, vi dice che avete una settimana di vita. Ok? Non meditateci a livello corporeo, altrimenti fa paura. Meditateci a un livello più alto. Questo è lo scopo di stasera. La prima fase è la negazione e il rifiuto. Nel primo capitolo della Bhagavad Gita trovate Arjuna che rifiuta di combattere, rifiuta di affrontare il tema morte. Ok? E noi passiamo tutta la vita a rifiutare il tema morte, a non considerarlo. A volte mi viene questo esempio di un debito. Immaginatevi che dovete allo Stato 10.000 euro e li dovete dare entro un anno. Secondo voi pensereste a questo ogni giorno? Sì, ogni giorno. Equitalia. Avete presente? Ci pensereste ogni giorno, sì o no? Ogni giorno con paura e con l'idea come posso fare a racimolare questi 10.000 euro. Immaginatevi di non averlo in banca. Ok? Ecco, noi abbiamo un debito con la vita, dobbiamo restituire quello che ci è stato dato in prestito, questo corpo. Eppure non ci pensiamo mai. Questa è una forma di rifiuto, di una sezione della realtà. Secondo punto è la rabbia. Possiamo vedere della rabbia in Arjuna, nel secondo capitolo. Sono descritte queste fasi nella Bhagavad Gita, prima che Kubler-Ross le elencasse. Sono già presenti nella Gita, nella psicologia della Bhagavad Gita. Terza fase è la contrattazione. Ma se prendo quel farmaco, se faccio quel determinato rituale, magari non morirò o allungherò la mia vita. Ok? O la contrattazione con qualcuno che mi può aiutare a uscire dal mio disagio, dal mio pericolo. Ok? Questa contrattazione può essere una fase fondamentale se la persona che vi accompagna è capace di portare la vostra concezione a un livello più alto, a un livello metafisico. Arjuna incontrerà Krishna, che gli spiegherà la Bhagavad Gita. Gli spiegherà che l'anima è immortale e da là parte tutto. Maharaj Parikshit incontrerà un grande saggio, Sukadeva Goswami, e Sukadeva Goswami gli spiegherà principi analoghi alla Bhagavad Gita. Chiaramente la fase della depressione è un'altra delle fasi in cui la depressione avviene per il fatto che cessiamo di esistere. Okay? Quindi se non entriamo su una piattaforma più alta da cui osservare la morte, la depressione, in questi casi in cui si conosce il momento in cui morire, diventa un fattore che accompagna la persona, un paziente. E l'ultima fase, che tutte queste fasi si mischiano fra di loro e possono essere reiterate, ripetute. L'ultima fase è l'accettazione. Ok, se vi vale scriviamo. Chi di voi ha mai accompagnato una persona durante le sue fasi? Ok, può alzare la mano. Chi di voi ha mai accompagnato? Durante la sua fase, prima di arrivare alla morte. Chi ha accompagnato una persona alla morte? Ok. Chi ha alzato la mano ha individuato le fasi che ho citato? Sì? Rabbia?
Da parte di chi accompagnava o di chi stava morendo? Da parte di chi stava morendo. In realtà l'elaborazione del lutto vale anche per i parenti, vale anche per tutte le persone che perdono qualcosa. In realtà l'elaborazione del lutto vale anche per lutti ideologici. Ad esempio, voi credete in un maestro e quel maestro cade. Allora, questi processi psicologici sono incredibilmente importanti se introduciamo un concetto fondamentale che troviamo nella Bhagavad Gita, ovvero che la coscienza che noi abbiamo nell'istante della morte determina il tipo di destinazione e o di corpo che otterremo. Capite questo? Ora, se noi siamo in uno stato depressivo, di non accettazione della nostra malattia o della nostra morte, capiamo che impatto può avere sui nostri pensieri e sul nostro livello vitale e di coscienza. Capite questo? Se il momento della morte determina, poi parleremo di questo, se quel momento di trasformazione, di passaggio, determina la nostra destinazione, immaginatevi quanto è importante prepararsi a lasciare il corpo e quanto dobbiamo comprendere questi tipi di passaggi. Ci siete? Cambiamo pagina. Dunque, vediamo un attimo il principio della mente in psicosi, della trasmigrazione, che come abbiamo detto è nella vita di ognuno, istantaneamente. Un esempio che possiamo fare è del bruco che diventa farfalla in una stessa vita. Cambia corpo in una stessa vita. Così, cosa abbiamo? Sappiamo tutti che le filosofie orientali, bene o male, si rifanno a questo tema della reincarnazione. Ma sappiamo anche che differenti teorie, a volte New Age, che hanno a che fare con l'uscita dal corpo, le esperienze premorte, parlano spesso di vedere la luce, di entrare in altre dimensioni e così via. Vediamo un po' più in dettaglio, con la lente di ingrandimento, la legge della reincarnazione o della mente in psicosi. Ok? Vi faccio una sorta di grafico. Immaginatevi l'asse temporale. Questo è l'asse del tempo. Ok? Primo principio cardine delle filosofie orientali. Esistono tre nozioni di tempo. Ok? Quindi ho fatto questo asse T va da meno infinito a più infinito. Mi seguite? Meno infinito a più infinito. Il tempo non ha inizio, non ha fine. Ecco, esistono tre concetti di tempo o tre concetti di infinito. Il primo concetto di infinito è dall'infinito a un punto. Primo concetto di infinito. Dal meno infinito, da un tempo senza inizio, a un punto. È infinito? È sempre infinito. Sono concetti matematici. È finito? Non è finito, è infinito. Matematicamente pure esiste. Ananta vuol dire che è infinito all'indietro, ma è finito in avanti. Ma è infinito. Perché dove c'è l'infinito non è più contabile. Cresce sempre, è in espansione. Quando tu raggiungi un numero all'indietro, è stato superato da un altro numero. Questo è l'infinito. Esistono tre concetti di infinito, proprio perché anche questo è infinito. Ok? Il fatto che abbia un punto di arrivo non toglie il suo infinito.
Mi seguite su questo? È come matematica. La sua diretta è infinita lo stesso, anche se parte. Bravissimo, bravissimo. Così. È un principio che non dobbiamo prendere per forza di livello, lo troviamo in qualunque libro di matematica, di geometria. Sei d'accordo su questo? Sì. Semplice geometria, no? Secondo tipo di infinito è un infinito che ha un inizio e non ha fine. Più infinito. Terzo tipo di infinito, ditemelo voi. Senza inizio né fine. Senza inizio né fine. Senza inizio né fine. Ok? E che questo? Lo facciamo qua. Ok, noi siamo infiniti, quindi il sé non ha inizio né fine. Ok, da tempo senza inizio fino a una fine siamo condizionati nel mondo fenomenico, e da un punto all'infinito siamo liberati. Introduco qua un concetto fondamentale nelle filosofie orientali, la liberazione, che è infinita, è all'infinito. Ok? Ovvero esiste un punto nella nostra storia in cui stiamo ruotando e ruotando e ruotando, in cui chiudiamo la ruota e entriamo su un'altra piattaforma, la piattaforma liberata, la piattaforma metafisica. Ok, ma cosa facciamo prima di arrivare in questo punto che si chiama Mukti in sanscrito? Puoi o liberazione? Puoi Mukti. Per favore, no, le cose che hai detto, noi siamo, partiamo da un tipo di infinito, le cose che hai detto subito prima. Sì, noi siamo infiniti di natura, ma da tempo senza inizio fino a un momento storico che sarà il nostro momento fondamentale, siamo condizionati, siamo immersi in questa materia e giriamo in cicli di nascita e morte. Il secondo tipo di infinito parte dalla liberazione ed è al di fuori del ciclo di nascita e morte, del samsara. Ok? Ora, cosa succede quando noi viviamo in questo mondo? Come noi esercitiamo la nostra infinità? Ok, ci sono varie teorie che conosciamo, ad esempio la teoria che non siamo infiniti, abbiamo visto, solo corporea, quindi noi non siamo infiniti, il nostro corpo cessa di esistere, la nostra coscienza cessa di esistere. Ma se noi siamo eterni, seconda opzione, cosa facciamo per l'eternità? Esistiamo. Esistiamo per l'eternità, ma cosa facciamo? No? Qual è la nostra attività? Ci sono alcune idee. Una è che in qualche modo arriviamo in questo mondo, viviamo in questo mondo e poi siamo destinati a un'eternità, positiva o negativa, paradiso o inferno. Conoscete questa teoria? Questa è una teoria. Ok, la teoria vedica parte da un altro presupposto, che abbiamo ripetutamente delle sezioni chiamate vita in cui impariamo differenti lezioni, evolviamo in quelle determinate sezioni tra vita e morte. Quindi abbiamo varie sezioni tra vita e morte, vita morte, vita morte, vita morte, e così sia. Ok, e così via. Abbiamo vari tipi di opportunità di crescere, di evolvere, di imparare, e in una di queste opportunità abbiamo la nascita, che è stata descritta, e abbiamo la morte. Abbiamo una fase di crescita, una fase di mantenimento, una fase di decrescita. E abbiamo un karma, ovvero
in ogni vita noi agiamo e creiamo il nostro destino per le vite successive, che non è nient'altro che lo scenario in cui agiremo di nuovo. E in ogni vita noi viviamo un ruolo, un personaggio. Il personaggio per Paolo Marras, per un umano, che sto vivendo in questa vita, è diverso dal personaggio che vivrò in un'altra vita. In questo personaggio che sto vivendo ho dei limiti, delle costrizioni, ho dei talenti, ho degli eventi che accadranno nella mia vita. E a seconda di quello scenario io agisco. Dunque abbiamo tante sezioni in cui ci stiamo muovendo. E qui c'è la famosa storia dei Citrachetti, si può dire? Sì. Lo posso dire? Ok. C'è una storia che ci stavamo contendendo, che mi è piaciuta proprio, e che è troppo interessante, troppo bella. Probabilmente lui la racconterà molto meglio successivamente. Ed è una storia che lascia un attimo intendere, diciamo, da una prospettiva, quando noi guardiamo da una prospettiva eterna le successioni di vite che stiamo vivendo. Avete presente com'è differente la visione quando noi guardiamo, camminando per una città, i palazzi, e quanto è differente la visione quando la guardiamo da un aereo, in cui vediamo tutto un insieme. Ok? Così, in poche parole, c'era un re chiamato Maharaj Chitraketu, perché la racconto molto veloce senza tanti dettagli. E questo re chiamato Chitraketu aveva un unico dolore, aveva un bellissimo regno, i cittadini lo amavano, è una cosa strana perché non succede più, faceva il bene degli altri. E Maharaj Chitraketu aveva un unico crucio nel cuore, e questo crucio era che non aveva eredi, non aveva figli. Così un giorno arrivò Anghira Muni, un saggio. Questo saggio aveva dei poteri, aveva la capacità di, col suo potere meditativo, di esaurire in qualche modo i desideri. E Anghira Muni guardò la carta di Chitraketu, la carta astrologica, e disse: sai, per il tuo karma non potresti avere figli. Ma se fai determinate cose, determinati rituali, determinati sacrifici, potrei avere un figlio. Ma questo figlio sarà la fonte della tua più grande felicità e la fonte del tuo più grande dolore. Maharaj Chitraketu fece un salto di gioia, quasi da karate, come quello in quella foto. E era così felice che finalmente avrebbe potuto avere un figlio. Chiaro, quando desideriamo qualcosa non ci importa tanto se della seconda parte, ok? Così Maharaj Chitraketu fece uno yagya, e questo yagya sua moglie rimase incinta ed ebbero un figlio. Ecco, Chitraketu non aveva solo una moglie, ma aveva svariate mogli. E iniziò a prendersi cura solo di quella moglie che gli aveva dato un figlio. Così le altre mogli diventarono gelose e invidiose. E decisero di avvelenare quel bellissimo bambino che era nato. È una cosa tremenda. Ma l'invidia fa pensare che migliorerò la mia situazione se passerò e distruggerò gli altri. Così Maharaj Chitraketu provò la più grande sofferenza che aveva provato mai nella sua vita. E pensò: sarebbe stato meglio non avere il figlio. Dal dolore tutto il regno iniziò a piangere. Tornò Anghira Muni insieme a un altro saggio,
dare da morire. E dissero: re, cosa è successo? Nel tuo regno tutti erano felici, hai avuto ciò che volevi. E Maharshi Traketu aprì il suo cuore ai saggi e raccontò tutta la storia. E i saggi dissero: Anghera Muni disse, ti avevo detto che sarebbe stato la fonte del tuo più grande piacere e la fonte della tua più grande sofferenza. E Maharshi Traketu continuò a piangere. Allora Anghera Muni e Narada Muni iniziarono a spiegargli come Krishna ha ragione nella Bhagavad Gita, l'immortalità dell'anima. E Maharshi Traketu aveva il cuore troppo spezzato per poter accettare. Abbiamo visto le cinque fasi, vi ricordate? Maharshi Traketu prima pensò che non fosse vero. Prese il figlio in mano e iniziò a piangere, iniziò a dirgli svegliati, non puoi essere morto, sta solo dormendo. E le mogli piangevano, e i cittadini piangevano. Poi Maharshi Traketu iniziò a arrabbiarsi e a maledire le mogli, a maledire il destino. Ok? E passò tutte le fasi della depressione, della contrattazione, chiamò i medici di corte per vedere se i medici potevano tirare fuori la vita. E così, quando arrivarono i due saggi, Traketu si buttò ai loro piedi e disse: per favore, riportate in vita mio figlio. Narada Muni disse: va bene. Tutti vorrebbero un Narada Muni nei momenti di difficoltà. E Narada Muni recitò dei mantra. E in un attimo l'anima del figlio di Traketu ritornò nel suo corpo e ci fu un respiro profondo. E il bambino si alzò, seduto. Narada Muni disse al figlio di Traketu: guarda, vedi i tuoi genitori. Sono qua, stavano piangendo per te. Ecco, adesso sei di nuovo con loro. E il bambino disse, rispose qualcosa che toccò profondamente il cuore di Traketu e di tutti i presenti. Rispose: quali dei miei genitori? E iniziò a parlare. Iniziò a dire: io sono un'anima eterna. Ho viaggiato in innumerevoli corpi. In ogni corpo ho avuto dei genitori. In ogni corpo ho avuto dei figli. Ho avuto uno sposo o una sposa. Ho vissuto milioni e milioni di volte, da bambino, da adolescente, da adulto. Ho vissuto tutti i problemi di famiglia e ho vissuto la vecchiaia. Adesso ti prego, lasciami andare. Lascia che continui il mio percorso. Narada Muni guardò Traketu e Traketu disse: Tathastu, così sia. Il suo cuore non era così addolorato come prima. La scienza dell'anima è una scienza che è in grado di portare la coscienza a un livello superiore. Maharshi Traketu capì profondamente che quel figlio non era suo figlio, ma un'anima che passava da vita a vita e di cui lui aveva semplicemente cura.
possiamo supportare la nostra morte o sopportare la morte delle persone intorno a noi solo se leviamo la nostra coscienza a questo livello. Possiamo vedere con gratitudine il tempo che abbiamo passato con quella persona. Possiamo vedere con gratitudine di essere stati per una frazione di una delle migliori e milioni di vite, almeno fino a alla svolta nell'infinito, come compagni di viaggio. E a volte ci siamo passati, perché ognuno è vicendevolmente postino del karma, ok? Come io adesso vi sto dando del cattivo karma annoiandovi con questa conferenza, ognuno di noi sta dando del karma come dei postini. Ognuno di noi è postino per l'altro. E a volte abbiamo delle buone notizie che arrivano nella posta e le consegniamo alle persone vicine. A volte abbiamo delle brutte tasse da pagare, delle multe che dobbiamo dare alle persone che ci circondano. Ok? Possiamo essere grati per questo. Possiamo trovare la gratitudine nel nostro cuore. Questi sono alcuni cenni, alcune idee su un argomento così vasto. Avete visto che ho lasciato uno spazio tra la morte e la vita? Mm-hmm. Sì, avete visto, avete notato? Mm-hmm. Vi eravate chiesti perché? Avete pensato che fossi di Berlino? Mm-hmm. C'è uno spazio perché tra la vita e la morte c'è un periodo chiamato sandio, di passaggio. Adesso non so se c'è tempo per parlarne, probabilmente non più. C'è tempo? Sì. Voi avete tempo? Sì. Infinito. Da questa prospettiva sempre. Grazie per il vostro infinito tempo, sicuramente infinitamente prezioso. Grazie di dedicare un tempo infinitamente prezioso a trattare questi argomenti che non sono neanche così semplici. È difficile fare cabaret con questi argomenti. Te la cavi molto bene. Difficile essere sdrammatizzare con questi argomenti. Ok, ma se arriviamo a un livello più profondo possiamo anche riderne, senza nessun problema, sapendo di essere immortali. Così adesso andiamo a trattare, tempo permettendo, questo periodo di passaggio. Ok, in ognuno di questi periodi c'è un corpo diverso che è dovuto alla legge del karma. Oggi non parleremo in dettaglio della legge del karma, che è una legge abbastanza complessa, l'accenniamo solo, non possiamo parlare, non possiamo focalizzarci su tutti gli argomenti in modo dettagliato, chiaramente, per questioni di tempo. Quindi in ognuno di questi frangenti, possiamo dire, abbiamo vari fattori filosofici che vi invito a leggere e approfondire, come il karma, la legge del karma, i guna o i livelli dell'individuo, le leggi della natura, e il tipo di coscienza spirituale che una persona ha. Se abbiamo visto che la morte è in qualche modo, per affrontare la morte dobbiamo considerare tutti i livelli dell'individuo, capiamo anche come la coscienza, la concezione spirituale dell'individuo possa influire, possa avere un influsso sulla destinazione. E abbiamo visto anche che i pensieri, soprattutto i pensieri nell'istante della morte, hanno un'importanza fondamentale. Okay. È molto semplice. Se voi andate a un corso, okay, magari durante il corso ci sono qualche piccolo esame per vedere se avete imparato, ma alla fine c'è sempre un esame finale per vedere se
cosa avete, qual è l'insieme delle cose che è rimasta. La morte è un esame finale. Ok? Quindi l'istante della morte è un momento di trasformazione singolare. Molto importante. Ok, quindi guna, tamas, rajas e sattva, se non avete mai sentito questo concetto, skippate, andate oltre. Karma, il principio di azione e reazione, abbiamo fatto qualche cenno. E livello spirituale, concezione divina, concezione dell'essere, concezione dell'anima. Questo ha un suo senso. Ok? Ecco, su questa cosa due parole. Se noi siamo eternamente in questa ruota, almeno fino alla morte, vuol dire che oltre che come dei teatranti, itineranti, svolgere dei ruoli, dobbiamo imparare anche qualcosa di fondamentale, che eventualmente arriverà un diploma. Mukti, liberazione. Ok? Qua parte un altro infinito. Quindi c'è qualcosa che dobbiamo imparare, che ha a che fare con la nostra natura eterna, che ha a che fare con la nostra relazione eterna con l'assoluto. Quindi non siamo in questi cicli di nascita e morte solo per imparare che devo essere buono con, che ne so, quella persona che agisce in quel modo. C'è anche qualcosa di più sottile che dobbiamo imparare. C'è qualcosa che dobbiamo imparare sul piano del sé. E la lezione fondamentale, proprio per dirla come se dovessi morire domani, mi dovessi passare da una certa prospettiva tutta l'idea, io direi che la lezione fondamentale che dobbiamo imparare è uscire fuori dall'orbita dell'ego, pensando che tutto ruota intorno a noi, che è il nostro film, ed entrare nell'orbita del servizio d'amore all'assoluto. Uscire fuori dall'orbita dell'ego e orbitare intorno al tutto, all'assoluto, al divino. Questa è la lezione fondamentale che dobbiamo imparare in questa nostra esistenza. È questo che cambia il nostro infinito, la qualità del nostro infinito. Ma questo è a livello spirituale. A livello spirituale, il livello sottile, il livello grossolano non è più così importante. È un'altra dimensione. Ma prima di giungere a questa dimensione, passiamo da corpo a corpo. E qua abbiamo finalmente il nostro sangue, la nostra congiunzione. Qua abbiamo il Garuda Purana. Il Garuda Purana ci spiega, allora, prima di tutto, ciò che succede nel Sandhya, nel passaggio tra la vita e la morte, dipende da tanti fattori. C'è qualcosa che accade in modo generale e c'è qualcosa che accade in modo straordinario. Ad esempio, una persona che avesse raggiunto la liberazione in questa vita otterrebbe la dimora eterna. La dimora Paramgati, da cui non si torna più nel mondo della sofferenza. È un caso raro, se ci pensate. Nell'infinito di ogni persona, quel momento è il momento, ed è abbastanza raro. Cosa succede normalmente? Esistono persone eccessivamente virtuose, che anche loro hanno un trattamento speciale, seppur rimanendo in questo mondo fenomenico. Ed esistono persone estremamente negative, che anche loro hanno un trattamento speciale, dovendo in qualche modo scontare in modo velocizzato una quantità incredibile di karma sviluppato. E poi abbiamo la normalità in generale. Cosa succede per una persona comune? Ok? Quando il corpo muore, per 3 giorni, ok? Vediamo se riusciamo a fare il grafico. Ok, siamo qua, siamo nel Sandhya, quindi lo possiamo passare. Ok, quindi evento morte. Cos'è la morte?
il corpo fisico cessa di essere in qualche modo connesso all'anima. Vi faccio qua un piccolo schema. Atma, questo è Atma, psiche e corpo. Ok, guardate bene, state osservando? Guardate bene, quando il corpo muore, quando il corpo non è più connesso all'anima, l'atma, il sé, va da un'altra parte, ok? Ma non va da solo, non è liberato, non è mukti, è circondato dal corpo sottile, dalla psiche. La psiche è ancora una catena, una gabbia che imprigiona il sé. Ok? La psiche. L'atma può andare libera dalla psiche solo quando ha realizzato quella importantissima lezione. Solo in quel momento. Quindi, dopo la morte, nel giro di 3 giorni, ok? La Bhagavad Gita spiega che l'atma, il sé, passa in un nuovo corpo come un bruco passa da una foglia all'altra. Solo quando ha toccato l'altra foglia e può andare nell'altra foglia avviene il passaggio completo. Quindi nei primi 3 giorni il Garuda Purana spiega che viene creato un corpo transitorio. Ok? Lo sapevate? No. Questo corpo transitorio si chiama Vayuja. Già vuol dire nascita, Vayu. Vayu vuol dire vento. È un corpo di vento. Ok? Vayuja. Vi è mai capitato in casa, ok, apro, ci servirebbe il marshmallow, un bel fuoco nel mezzo, spegnere le luci, vi è mai capitato di sentire una brezza fredda, con le finestre chiuse, ok, vi vedete le facce che emettono, ok, fredda, avete mai percepito di svegliarvi la notte con un grande freddo? Vi è mai capitato? Chissà, io ve la butto là. Ci sono persone che sperimentano la visita di parenti in questo modo, soprattutto quando hanno lasciato il corpo, perché nei primi 3 giorni il sé sviluppa un corpo chiamato Vayuja, fatto di vento, vento freddo. Ok? Ecco, è solo nei primi 3 giorni che il sé, nei primi 3 giorni in cui questo corpo non è ancora sviluppato, l'anima, il corpo psichico rimane intorno al corpo del defunto. Perciò è fondamentale, è considerata importante la cremazione, per aiutare il sé, l'anima, che non sempre è consapevole di essere morta, a comprendere che c'è stato quell'evento e prepararsi alle successive fasi. Ok? Questo è il Garuda Purana. Prossimo evento avviene nel 10° giorno. Ecco, nella cultura indiana, nella cultura vedica, dopo il 3° giorno iniziano a essere offerte libagioni al defunto. Ok? Iniziano a essere offerto del cibo consacrato, chiamato pinda, al defunto. Questo cibo consacrato ha lo scopo di creare il prossimo involucro, chiamato pindaja, ovvero il corpo che nasce dai pinda, dalle offerte. Ok?
Questo secondo corpo è un involucro un po' più importante. Attraverso questo involucro, questa sorta di corpo che si è creato, sempre sottile, sempre invisibile, ma che permette in qualche modo alla mente di essere più radicata. Immaginatevi che la mente è come un gas. Senza corpo, immaginatevi che io apro una bombola di gas, il gas si espande senza essere costretto. Quindi il sé ha bisogno di essere costretto. Noi abbiamo una fortuna ad avere questo corpo. Ci radica, ci permette di vivere l'esperienza qua. Se fosse per la mente, qualcuno di voi sarebbe a casa a cucinare la cena, qualcuno sarebbe in India. La mente va dove stanno i pensieri, il corpo radica qui e ora. Così viene costruito questo corpo. Attraverso questo corpo, dal decimo giorno, il sé incomincia, il sé incapsulato nel corpo psichico, inizia a risvegliare tutti i desideri che aveva nella vita. Quindi questo, dal decimo giorno, è un periodo incredibilmente delicato, perché il sé incomincia ad avere fame, incomincia ad avere sete, incomincia ad avere le passioni e le pulsioni che aveva nella vita e inizia a desiderare di soddisfarle. Perciò dal decimo giorno al dodicesimo giorno vengono continuate le offerte funebri, ok? Così che il sé può in qualche modo soddisfare a livello sottile, con la parte sottile del cibo, ogni cosa ha un'aura, può soddisfare questa sua necessità, questo suo bisogno. Al tredicesimo giorno, se tutto va bene, il sé, l'anima, può intraprendere la sua strada e mettersi in coda per incarnarsi, dopo una sorta di giudizio o risvolti karmici particolari. Ecco, questi 13 giorni sono in linea generale, ma in realtà il minimo è 12-13 giorni, il massimo sono 9 anni in cui l'anima può rimanere incapsulata nel corpo sottile e continuare a vagare su questa terra a livello corporeo. 9 anni. Piccola parentesi astrologica e concludiamo con questo, o apriamo le domande. Nell'astrologia vedica l'istante della morte è un istante fondamentale, non succede a caso, come la nascita. E c'è un importantissimo strumento dell'astrologia vedica chiamata Punya Chakra. È una carta che si disegna nell'istante in cui una persona ha lasciato il corpo. Da quella carta si capiscono tante cose della persona. Venne utilizzata nell'antichità per capire quanto prolungare i rituali funebri, ad esempio, in modo da permettere al sé, a quest'anima in difficoltà, in questo periodo di transizione. Abbiamo detto che è un periodo critico di transizione, del passare nel modo più prezioso possibile. Quindi questo Punya Chakra, vi faccio un disegno di una carta, ok, questa immaginatevi che è una carta vedica con le sue 12 case, immaginatevi che l'ascendente è qua, ok, quindi questa è la prima casa, la seconda, la terza, fino ad arrivare alla tredicesima casa, ok? Ok, da questa carta, immaginate che una persona è morta, che ne so, 13 settembre 1958 e alle ore 12:30, ok? Questa carta rivela quanto questo periodo si estende, ok? Questa è una delle cose che rivela. Primo connotato. I pianeti che sono nell'ascendente
Ogni pianeta è legato a un periodo. Ok? Abbiamo ad esempio la Luna che rappresenta un giorno, Marte una settimana, Venere 15 giorni, Giove un mese, il Sole rappresenta un anno. Ok? E a seconda dei calcoli astrologici si moltiplica questo fattore del pianeta per un certo numero. Il massimo che si può raggiungere sono 9 anni, il minimo è sempre 12 mesi. E si vede dai pianeti che stanno nell'ascendente e sommano i loro fattori. Ok? Chi ha avuto un lutto in famiglia e ha avuto un forte attaccamento per la persona che ha lasciato, molto spesso crea un contatto con quella persona che la incatena per un lungo periodo. Questo tipo di contatto si vede dalla prima casa, perché dalla prima casa si vede anche cosa blocca la persona a continuare il suo percorso dopo i fatidici 13 giorni. Ok. Ma in realtà dalla carta Punyachaka si possono vedere anche altre cose esoteriche. Ad esempio dalla sesta casa, ok, dalla sesta casa si vedono i Sadripu, ovvero si vedono quali dei 6 nemici interni costringono la persona a doversi reincarnare. Quali sono i 6 nemici? Quali sono? Kama, Kroda, Loba, Mada, Moa, Mazzaria. Ok? Chi di voi è soddisfatto semplicemente con il nome sanscrito? Vuole sapere il significato? Alzi la mano. Ok. Allora, Kama. Kama vuol dire il desiderio di godere degli altri in modo egoistico. Ok? Kroda è la collera. Loba, l'avidità. Mada, l'orgoglio, l'intossicazione. Moa, l'attaccamento verso le cose e le persone. E Mazzaria, l'invidia. Questi nemici hanno il potere di costringerci a prendere un'altra nascita, perché ci costringono a ruotare intorno a noi stessi. La collera, pensiamo sempre a cosa l'altro ha fatto a me. L'invidia, pensiamo a come l'altro è meglio di me. Kama, penso sempre a cosa posso sfruttare agli altri per il mio beneficio. Vedete, dai 6 nemici capiamo intrinsecamente qual è la lezione del sé e uscire fuori da quest'orbita. Invece di fare questo mudra, questo gesto, di arraffare da questo mondo, facciamo questo gesto. Cosa posso fare per questo mondo? Cosa posso fare per gli altri? Come posso servire? Questo è Bhakti. Ok, la settima casa è la casa del desiderio. Saresti così gentile da ripetermi i nomi dei vizi? Kama? Sì. Kroda? Loba? Mada, Moha e Mazzaria. Mazzaria. Ok? Quindi la settima casa indica i desideri che sono rimasti alla persona, che la costringono a prendere un nuovo corpo per soddisfarli. Qua apriamo un mondo con il tema del desiderio. Ma possiamo capire che non dobbiamo uccidere i desideri, ma dobbiamo trasformare i desideri in desideri più elevati, in desideri spirituali. L'amore, secondo voi, è sinonimo di attaccamento? O esiste un amore più alto? Esiste un amore più alto. Esiste un amore più alto. Ok? Molto spesso per le persone non abbiamo attaccamento, non amore. E così? L'amore significa che amo mio figlio talmente tanto che se il suo bene è andare a vivere in America, ma soffrirò perché non lo potrò avere vicino,
Sono felice e grato che possa andare in America. Non voglio tenerlo qua vicino a me perché è la mia gratificazione. Qual è amore? Qual è attaccamento? Sono di natura diversa. Così a volte i nostri attaccamenti hanno anche il potere di bloccare le persone care che ci hanno lasciato e bloccarle su questo piano. Capite quanto può essere potente il nostro desiderio in vita e quanto può essere potente il desiderio che ci portiamo dietro, che causa che li lasciamo di nuovo. Ok, casa 8 rappresenta quelle azioni che abbiamo fatto in questa vita che creano dei debiti karmici per cui dobbiamo nascere in un'altra vita per ricevere quel debito. Ad esempio, ho fatto del male a qualcuno in questa vita, devo incarnarmi di nuovo per sperimentare quel male e imparare di non fare, che non devo fare male a quel tipo di persone. Chiaro, nella casa 8 sono rappresentati i debiti gravi. Ok? Debiti gravi, cose gravi. Ok? Chiaro, c'è una cosa bellissima, che nell'astrologia vedica c'è un pianeta bellissimo chiamato Giove, in sanscrito è chiamato Guru o Brihaspati. Quando questo pianeta guarda la casa 8, tutte le cose che abbiamo fatto karmicamente vengono perdonate. E Giove rappresenta l'assoluto, la grazia divina, e rappresenta il maestro spirituale. Ci sono questi due fattori che, se sono aggraziati in questa vita in qualche modo, possono dimenticare le cose che abbiamo fatto, andare oltre il karma. Ok, casa 10, la casa 10 indica, è un po' il sunto di tutto il karma che abbiamo compiuto in questa vita. Quindi dà l'idea se abbiamo compiuto un karma, delle azioni che ci porteranno a elevarci nella vita successiva, o delle azioni che ci porteranno a degradarci. Perciò anche la decima carta è importante, la decima casa è importante. La dodicesima casa invece è la casa della liberazione. Dalla carta vedica si potrebbe vedere se una persona ha ottenuto moksha. E ci sono alcune combinazioni particolari che si trovano, ad esempio, siccome è una scienza, nella carta di grandi santi, qualora si conosca il momento della morte. E sono combinazioni che hanno a che fare con Giove, che è presente o dà degli aspetti nella dodicesima casa. Quella dodicesima casa è un portale verso la liberazione. Quindi questo è uno degli strumenti dei Veda per andare a sbirciare in quello che succede nella persona. Nella casa 12 e nella casa 7 vengono indicati anche le dimensioni che una persona potrebbe passare prima di reincarnarsi. E c'è uno studio abbastanza elaborato che si fa per prendere queste informazioni. Ma l'idea è che nessuno nasce, nessuno muove un dito in realtà, e nessuno muore in un momento a caso. Quel momento, come il momento della nascita, la carta tracciata nel momento della nascita rivela il karma, il prarabdha karma della persona durante questa vita, l'istante della morte determina i fattori di passaggio che quella persona deve vivere in questo sandhi, in questo passaggio tra vita, morte, vita, morte, vita, morte e così via, in questo samsara. Ok, in qualche modo abbiamo trattato svariati argomenti e una delle cose che risulta importante da questo ragionamento, da questi passaggi del sé in questo sandhya, è l'importanza fondamentale di curare la nostra linea patriarcale e matriarcale, cosa che noi occidentali ci siamo completamente dimenticati. Putra, che è il nome per definire figlio, vuol dire, viene dalla parola pu e tra. Tra vuol dire liberare, pu vuol dire da situazioni
difficile. Il figlio dovrebbe essere colui che libera i genitori da situazioni difficili. Ok? Quindi dobbiamo continuare a fare del bene per le nostre linee. Chiaro, chi ha una vita spirituale, chi canta il mantra, chi canta i mantra che adesso canteremo, chi in qualche modo coltiva la sua visione spirituale, dà automaticamente beneficio a tutta la sua linea matriarcale e patriarcale. Cos'è che ci connette alla nostra linea patriarcale e matriarcale? Questo corpo, il DNA, l'RNA. Che siamo strettamente connessi a un certo livello. Ok, quindi ricapitolando, abbiamo visto i tre livelli da cui dobbiamo affrontare il tema morte: corporeo, sottile e spirituale. Abbiamo visto le cinque fasi di elaborazione del lutto, come vengono in realtà poi descritto nello Srimad Bhagavatam e nella Bhagavad Gita, attraverso la crisi di Arjuna e attraverso la storia di Maharaj Parikshit, il re. Abbiamo visto la storia di Chitraketu e abbiamo visto il ciclo in qualche modo di nascita e morti sotto questa prospettiva. Abbiamo visto i tre tipi di infinito. Abbiamo accennato semplicemente al concetto di Mukti, anche se ci sarebbe da dire tantissimo. Abbiamo visto i tre livelli del sé e abbiamo visto come solo l'atma e la psiche passano, e abbiamo visto le varie fasi di passaggio. E attraverso le fasi di passaggio abbiamo visto uno degli strumenti dell'astrologia vedica per definire questa fase di passaggio. Ok, abbiamo visto che la morte è un tabù, perché nessuno vuole parlare della morte, come ha spiegato quella famosa storia di Maharaj Yudhisthira, che parla con Dharma e che gli rivela che la cosa più strana è che tutti pensano di essere, vivono come esseri eterni, seppur vedano la morte dappertutto. Abbiamo visto che la morte fa paura, perciò abbiamo bisogno di sviluppare una conoscenza non solo a livello corporeo, ma ad altri livelli. E abbiamo visto che è l'unica certezza, e che quindi è come un grande test, un grande esame richiede preparazione. E questo ci apre una nuova prospettiva, perché la morte diventa un'opportunità. Qual è l'opportunità della morte? Il passare l'esame. Qual è l'esame? Abbiamo affrontato anche leggermente il tema dell'esame, e il tema dell'esame è che devo uscire fuori dall'orbita dell'ego, casa 6, la casa dei nemici, e entrare nell'orbita del servizio devozionale. Servizio devozionale significa dare senza desiderare niente in cambio, e devozionale significa con amore, dare con amore. E questo servizio devozionale si chiama nella sua espressione più alta prema, che significa amore per Dio, e nell'espressione quando è rivolta verso gli altri si chiama karuna, che significa compassione. Quindi questi sentimenti archetipi sono la lezione fondamentale che dobbiamo imparare. Siamo in questa vita per imparare l'amore. E c'è chi vuole imparare col sorriso, e c'è chi invece vuole chiudere gli occhi. In ogni caso siamo destinati un giorno, e questa è la buona novella, a Mukti, a trasformare il nostro infinito in questo ciclo di dualità, al momento in cui apriremo totalmente il nostro essere all'amore e sperimenteremo costantemente quell'amore. Grazie. Due corpi sono praticamente di fantasmi, sono fantasmi. Voce, si sente? Ho detto se sono fantasmi questi corpi. Sì. Ha detto se sono corpi di fantasmi. Findaggia e Vanuggia.
sono corpi sottili. Sono corpi sottili. Chiaramente chi rimane più di 13 giorni sta in una condizione che noi possiamo chiamare disincarnata. La linea matriarcale e patriarcale significa tutti quanti i genitori che abbiamo avuto nelle varie vite, oppure solo in questa vita tutti loro? È in questa vita che abbiamo un debito per aver avuto il nostro corpo, e per linea patriarcale e matriarcale significa l'ultimo nodo in assoluto. Quindi se i nostri genitori hanno lasciato il corpo, i nostri genitori, se i nostri genitori sono in vita, i nostri nonni, e così via. Noi abbiamo un legame per il fatto che abbiamo questo corpo con la nostra linea patriarcale e matriarcale. Solo con i genitori, non anche con i parenti? Ce l'abbiamo, ma è l'ultimo nodo che ci lega alla catena. C'è un motivo particolare, perché è quando l'alma e la psiche passano da un corpo all'altro, non hanno memoria di quelli dei corpi precedenti. Certo, ci sono svariati motivi. Il motivo fondamentale è, ritorniamo alla storia di Parashitra Ketu. Il bambino si alza, si ricorda alla concezione della sua vita, l'unica cosa che vuole andare a fare è andarsene velocemente, non rimane a viversi il personaggio di un uomo. Quindi uno dei primi deficit di ricordarsi le vite passate è che non possiamo immedesimarci in questa identità in cui dobbiamo avere due genitori, dobbiamo avere attaccamento per due genitori, dobbiamo avere attaccamento per le persone che incontreremo. Quindi per vivere questo personaggio, per vivere le storie che dobbiamo imparare da questo personaggio, dobbiamo pensare che sia solo questo personaggio il nostro focus della nostra esistenza. Questa è la motivazione. Risponde la tua domanda. Ci sono altre domande? La cultura veda mi pare che contempli degli altri mondi fisici, cioè degli altri pianeti, eccetera, giusto? Allora, il conteggio dei giorni cambia, perché il conteggio dei giorni qua è molto concreto, legato alla nostro conteggio del tempo. Immagino che se noi fossimo in un altro sistema, in un'altra galassia o in un altro comunque sistema planetario, cambierebbe anche il conteggio del tempo o no? Grazie, una bellissima domanda. Allora, prima di tutto, nella letteratura vedica abbiamo multidimensioni, multiuniverso, quindi noi siamo in uno dei tanti universi, all'interno di un pianeta, in differenti sistemi planetari, e all'interno di questi sistemi planetari ci sono differenti livelli di coscienza e così via. Ecco, non abbiamo detto che la vita e la morte avviene in uno dei tanti corpi all'interno di tutte queste dimensioni. Ora esistono piani di coscienza superiori e piani di coscienza inferiori al piano umano. Ok? Di solito questi piani hanno una valenza meno importante da un punto di vista di evoluzione spirituale. Ovvero esistono dei piani in cui, che potremmo definirli come dei paradisi transitori, in cui la coscienza delle persone che risiedono in questi piani è superiore, ma è anche a uno stato di godimento maggiore. Godimento significa facile dimenticanza del proprio ruolo spirituale in questa vita. Ed esistono piani in cui c'è più sofferenza rispetto a questo piano di esistenza. In quei piani è più difficile perché c'è più sofferenza. Ecco, adesso non dobbiamo andare per forza nei paradisi o chissà dove per vedere questi piani. Li vediamo anche sulla Terra. Un bambino che nasce in completa povertà, che non riesce a mangiare, è difficile che abbia il tempo per farsi domande trascendenti. Ok? E una persona che gode nei più alti lussi e i più alti godimenti mondani è troppo distratta per farsi domande esistenziali e spirituali. La condizione migliore è sempre quella mediana. La nostra terra è chiamata Madhya Loka o Matsya Loka, è chiamata luogo di mezzo,
perché abbiamo sia sofferenza che piacere. Quindi possiamo sperimentare che c'è del piacere e possiamo sperimentare che c'è della sofferenza. E in qualche modo possiamo trovare una via di mezzo. Possiamo non essere troppo sopraffatti dalla sofferenza né troppo distratti dal piacere. E questo permette di iniziare a pensare, a ragionare sullo scopo dell'esistenza. Quindi sì, esistono molti piani e in questo gioco sono compresi molti piani. E c'è una trattazione abbastanza elaborata di come effettivamente questi molti piani si inneschino nel processo, perché chiaramente qua, in tutto questo processo e in alcune fasi successive, il sé sta su altri piani rispetto a quello fisico che noi vediamo. E ci sono i rischi di entrare e uscire da differenti piani, ma poi dopo un periodo di sandhi si ritorna. Quindi molto spesso nella filosofia ci si concentra su il ciclo di nascita e morti, tralasciando un po' questi sandhi, questi piani, che sono solo una transizione, come dire, c'è l'estate, c'è l'inverno, e poi chiaro, ci sono quei giorni di transizione. Ok, una volta non sono quello il focus per il sé, il luogo dove impara, dove agisce, dove esegue del karma, quindi crea il suo destino, è all'interno di questi segmenti. Ok, per questo molto spesso questi vengono un po' più presi alla leggera, interessano più magari, se quando non si ha magari una visione così ampia, interessano le persone che si approcciano a questa dimensione, perché è quello che subito accadrà dopo, no? Istantaneamente dopo. Quindi, che ne so, ho visto la luce, è detto che dopo la morte, prima che venga creato questo corpo, in cui, immaginatevi, il sé da essere bloccato, da essere ancorato nel corpo fisico, il corpo fisico si apre e il corpo psichico esce fuori e guarda l'universo da questa prospettiva, solo psiche, senza essere ancorato a niente. C'è ancora un cordone ombelicale che lo lega al corpo, perché l'anima non passa finché non ha un nuovo corpo. Ok, come spiega la Gita, ma il Garuda Purana stesso fa lo stesso esempio del trucco. No, questo esempio si trova anche nel Garuda Purana. Quindi, in quell'istante in cui il corpo si apre, cioè quindi il corpo non è più un bloccante, in quel momento c'è una frazione, un certo tempo, in cui il sé riesce a vedere tutto l'universo. In quel momento. E quindi inizia a vedere la luce dell'universo, ma inizia a vedere anche tante altre cose dell'universo. E solo dopo il tredicesimo giorno, visto che Citra Mataji ne ha parlato, l'anima rivede tutta la sua vita. E dopo il tredicesimo giorno. Ok? In questo momento può avere un attimo di coscienza. Infatti persone che arrivano vicino alla morte hanno questo attimo di coscienza in cui rivedono un sacco di cose, vedono l'universo e così via. Ma la vera e propria analisi della propria vita avviene dopo il tredicesimo giorno. Ok, quindi la cosa che le persone che hanno esperienza premorte percepiscono in realtà è solo qua. Capite? Altrimenti sarebbero morti. No, ci sarebbe tutta un'altra fase. È solo qua, si ferma qua. No? Non è iniziato il processo della creazione del corpo, della necessità, delle varie necessità di tutte le varie fasi, come vengono descritte nel Garuda Purana. Ok, non so se questo... Io volevo chiedere una cosa. Nel momento in cui una persona muore e viene accompagnata in modo chimico, diciamo, no? Per alleviare le sofferenze, per sì, garantirgli una morte più serena, può cambiare qualcosa a livello del corpo? Certo. Allora, c'è tutta una scienza al riguardo. Grazie. Nel senso, è chiaro che se una persona sta morendo perché il corpo si sta deteriorando a causa di un grave cancro,
e la sofferenza è così brutale da non permettere alla persona di essere cosciente. Allora esiste una scienza per cui, che viene ricercata dalle persone spirituali che capiscono questi principi, per cui si somministrano i farmaci per combattere il dolore, ma a un livello tale da non togliere la coscienza dell'individuo, in modo da poter meditare e riflettere, perché il momento della morte, Krishna spiega nella Gita, qualunque cosa una persona pensa nell'istante della morte raggiunge quella destinazione. Ok? Qualcuno di voi magari si immagina la conversione all'ultimo momento, ma è qualcosa di molto più sottile, capite? Quando si apre il corpo, non hai la capacità di pensare a quello che vuoi. Pensi a ciò che hai coltivato nella vita. Ciò che hai coltivato, il lavoro che hai fatto in questa vita, determina quello che penserai. Okay? Perché si apre qualcosa, la coscienza si espande e tutti gli attaccamenti, le cose che si sono fatte diventano chiarissime. E in quel momento è semplice focalizzarsi sui propri desideri e abbiamo visto le varie case del Punya Chakra. Quindi scusa, bisogna essere coscienti. Bisogna essere coscienti. Sarebbe meglio essere coscienti. Se non lo si è, perché ti hanno dato dei farmaci particolari. Certo. Allora esistono vari piani. Noi non possiamo dire che una persona è cosciente o non è cosciente, da un punto di vista sottile. Ad esempio vi spiego una mia esperienza. Una volta stavo andando in questo tempio in macchina. Mentre stavo guidando, a un certo punto avevo il sole negli occhi e stavo andando dritto pensando che fosse la strada principale, invece c'era uno stop subito dopo da quello pericolosissimo e sono andato dritto, è arrivata un'altra macchina. Allora ho fatto uno sterzo doppio e la macchina è iniziata a ribaltarsi. Ok? E in men che non si dica mi sono trovato nel ciglio della strada, con la macchina ribaltata, la testa in giù. Ok, in quel momento per me è passato un millennio. Vedevo la macchina a rallentatore che passava. Se io fossi morto in quel momento, praticamente, probabilmente un medico avrebbe detto è morto subito senza... Sul corpo, no? Per me la percezione, questo lo dico proprio come esperienza personale, la percezione si era talmente dilatata che io ho iniziato a pensare e per me è passato un tempo lunghissimo. In quel tempo avrei potuto meditare, avrei potuto fare tante cose. E così io stesso, a volte, le persone... Cioè, non è detto, ma sarebbe meglio. Non possiamo giudicare senza sapere a priori. Perché se una persona ha coltivato la sua spiritualità e ha ricevuto le benedizioni nella sua vita, ha determinate qualità e caratteristiche, comunque può essere comunque accompagnata in qualunque stato sia. Quindi questo vale anche per le persone affette da demenza o da Alzheimer? Certo. A volte, ad esempio, le persone in coma, a volte rimangono in coma per lungo tempo ed è una situazione comunque difficile per la persona, che molto spesso è fuori dal corpo, vicino al corpo, ok? È difficile vedere tutte le scene che succedono. Immaginatevi i figli che stanno già parlando di come si spartiranno le ricchezze dei genitori, il genitore che sta morendo e così via. E sono situazioni difficili, a volte sono dei karma che la persona sta vivendo per chiudere una sezione della sua vita e poter avere una nascita migliore. Succedono tante cose particolari. Il karma è una legge molto complicata perché si manifesta non solo per un individuo. Ad esempio, se io muoio, non è che è una cosa che riguarda solo me. Quante persone che mi vogliono bene vengono afflitte dalla mia morte? Capite? Quando succede un evento a me, non è scisso dal karma che succede ad altre persone. Quindi per questo la legge del karma è molto complessa, perché con un solo evento sta restituendo il karma a innumerevoli persone che entrano in contatto con quell'evento.
è qualcosa di, su cui riflettere. Siamo parte di tutto, non siamo singoli. Fa parte del processo di uscire fuori dall'orbita dell'ego, capire che siamo parte di qualcosa di più grande. Ok? Per tutte le anime è così. Il passaggio che hai fatto vedere prima, 3 giorni, 10 giorni, 13 giorni. Ci sono casi tutte le anime, anche quelle che hanno, ne hanno combinate in tutti i colori, trucidato popoli. Ci sono casi particolari. Questa è la prima domanda. Casi particolari. Allora, nel sesto canto dello Srimad Bhagavatam c'è la famosa storia di Ajamila. Ok? E ci sono varie figure che in casi eccezionali vengono a prendere il sé per portarlo in una determinata direzione. Ad esempio, gli Yamaduta prendono la persona e la portano da Yama. Di solito non è una bella cosa. Come una persona ha un karma in eccesso. Un karma in eccesso che va... Ad esempio, se io ho incredibili debiti, immaginatevi, a un certo punto mi devo fermare e pagare i debiti. Poi posso riprendere a vivere. Sei d'accordo con questo? No? E esistono dei portatori di, si chiamano Yama Dutta, Dutta vuol dire portatori, portatori da Yama. Ci sono i Deva Dutta, ovvero per persone che hanno sviluppato un certo livello di coscienza, ma non abbastanza da uscire fuori dal samsara. Ecco, c'è un programma vacanza per loro. Il programma, il pacchetto vacanza, avete presente? Li vendono adesso, questi sembrano dei CD, no? Dentro c'è la vacanza. C'è un pacchetto vacanze, è spiegato nella Gita, alla domanda che fa Arjuna a Krishna. Gli chiede, ma se uno yogi che si è impegnato nel percorso, muore, lascia il corpo, prima di aver raggiunto Mukti, la liberazione, di aver raggiunto lo stato elevato di coscienza, cosa gli succede? E Arjuna fa questo esempio: viene disperso come una nuvola nel cielo? E Krishna gli risponde: no, ci sono due opzioni. Se la persona ha iniziato il percorso da relativamente poco, quindi è ancora molto indietro, ma con sincerità si è impegnata, fa una vacanza nei pianeti celesti, ridiscende in questa terra, si incarna in una famiglia benestante e continua il suo percorso. Se una persona invece è molto avanzata nel percorso, ma non ha raggiunto la perfezione, gli manca poco. Krishna spiega ad Arjuna, quella persona non spreca tempo, si rincarna subito in questa terra. Molto interessante il concetto di come i paradisi siano effimeri. Perché sono un'altra espressione del tutto ruota intorno a me. Tutto ruota intorno a me. Si ricarna subito in una famiglia di spiritualisti, in modo da ricevere la conoscenza spirituale da subito e concludere il più velocemente possibile la trasformazione dell'ego in amore. Altra opzione, le persone realizzate che ottengono Jivan Mukti, la liberazione in questa vita, non passano per nessuna fase, aprono gli occhi e sono nella dimensione spirituale. Esempio, Narada Muni, la vita di Narada Muni, un giorno ve la racconteremo, forse la racconterà Yashoda Prabhu la prossima volta, la storia di Narada Muni. Questo è un esempio di una persona che realizza questo amore, che realizza l'assoluto in questa vita, non subisce nessun passaggio, perché è già a livello dell'anima. Quindi semplicemente questo corpo cessa di esistere, ma l'anima continua a fare quello che sta facendo nella sua relazione d'amore con l'assoluto. Questo è l'obiettivo dell'esistenza. La morte, in questo caso, non è neanche più una trasformazione che tocca più il sé da nessuna prospettiva. Questo si chiama Jivan Mukti, la liberazione in vita. E siccome una persona è liberata, non gli serve più un corpo. Quindi quando questo corpo cessa di esistere,
l'anima continua a esistere nella sua natura che ha già scoperto durante quella vita. E... ma sono molte le persone realizzate con l'anima in questa vita, della paternità. Sono molte? Sono abbastanza rare. Abbastanza rare, anche perché appena lasciano il corpo non sono più qua. E quindi rimane il frullaggio di tutti quelli che rimangono. No? Cosa facciamo in questo mondo? Ruotiamo insieme in questa grande mescolone dove a volte qualcuno è la madre di qualcuno, a volte il padre, a volte il figlio e così via. Continuiamo a ruotare. A volte alcune persone escono da quell'orbita. Ma esiste un altro genere di individui o di figure che discendono per aiutare. E questo è un altro discorso. Ok, questa è la sigla finale. Grazie per Paolo, per Kumara.